Daniele Caldana, siamo giunti anche alla fine di questa 25esima edizione della Fiera Balneare, che è anche un quarto di secolo, un traguardo importante, sempre in contemporanea con la Tirreno City, che rendono insomma, il polo fieristico di Carrara per 4 giorni punto di riferimento per tutto il mondo della horeca, ristorazione, alberghi, stabilimenti balneari, campeggi, eccetera. Insomma, un bilancio di questa edizione nel complesso. Beh, un bilancio secondo me ha due facce. Okay? Allora, il fatto positivo è che ovviamente nonostante il periodo abbiamo avuto sin dall'inizio, io parlo proprio a livello commerciale della vendita degli spazi, un'ottima risposta di tutti i produttori, di tutte le persone che credono negli investimenti. La parte, diciamo così, non esaltante è stata, non abbiamo avuto gli stessi numeri magari degli anni passati, ma questo deriva apposta perché siamo veramente in un punto veramente critico per quanto riguarda le problematiche sulla Bolkestan. Quindi dobbiamo vedere sia il bicchiere mezzo pieno e anche quello mezzo vuoto. Confidiamo che questa situazione si risolva, guardiamo comunque al futuro anche quali sono gli obiettivi per continuare a questo processo di crescita che abbiamo visto negli ultimi anni. Ma noi puntiamo sempre sulla qualità, la qualità che ci ha sempre contraddistinto sia in Tirreno CT e abbiamo portato i nostri esempi sempre anche qui in Balnearia. Quindi cercheremo sempre aziende che hanno voglia di credere in Balnearia, perché credendo in Balnearia credono anche in loro stessi, nel senso che se vengono a investire qui dei soldi per acquistare lo spazio, per perdere comunque, non perdere tempo, ma come investire su persone che stanno qui in fiera, vuol dire che credono negli investimenti che fanno e credo anche che si possa trovare una soluzione in questa criticità della balneazione. Quindi insomma diamo appuntamento al 2025, sì. Speriamo di rivederci. Sempre a fine febbraio del prossimo anno e siamo convinti che sarà un'edizione sicuramente con tutti e due i bicchieri mezzi pieni.